Florida Festival compie un ulteriore passo, ampliando la programmazione. È un festival ovviamente dedicato all'audiovisivo sperimentale, all'audiovisivo contemporaneo. Quindi quest'anno abbiamo deciso di aggiungere un incontro in più, che l'incontro era dedicato appunto alla post-internet art. Ne abbiamo fatto un secondo dedicato invece al potere del corpo femminile nell'audiovisivo e a seguire avremo invece le tre serate dedicate alla video art, performance live e musica sperimentale, che questa è la nostra, diciamo, classica forma. Da quest'anno abbiamo aggiunto anche una mostra sul territorio fatta all'interno di una libreria d'arte contemporanea e una presentazione di un libro, sempre di un critico, un saggista, che è in questo caso Bruno Di Marino. Pur avendo un respiro internazionale, il festival è molto radicato nel territorio, anche perché la Romagna è una terra fertile, una terra che dà respiro alla sperimentazione. E quindi noi sentivamo da direttori artistici, perché il festival è co-diretto da me e Francesca Leoni, abbiamo deciso di concentrarci sulla sperimentazione, però sulla sperimentazione legata all'audiovisivo contemporaneo, perché sentivamo un'esigenza personalmente. Mancava sul territorio un festival dedicato esclusivamente a questa tematica. La risposta è stata positiva, ovviamente, perché abbiamo avuto un buon riscontro sia dal pubblico che gli addetti ai lavori, e speriamo che continui a crescere e che ci porti dell'ulteriore pubblico, anche perché il nostro obiettivo è quello di far conoscere queste forme d'arte spesso marginali, spesso lasciate nel dimenticatoio.